Quello sotto il castello, vino, gastronomia e musica, è l'evento culturale ed enogastronomico che dal 15 al 17 novembre prossimo animerà il centro storico di Conversano, un appuntamento che negli ultimi anni è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle tradizioni e del buon intrattenimento. Nato per rievocare gli antichi riti della vendemmia e della festa di San Martino, Novello sotto il castello vuole portare in piazza il meglio della tradizione pugliese. Durante 3 giorni, infatti, si potranno degustare prodotti gastronomici tipici della nostra terra e vini provenienti da cantini della Puglia. Anche l'intrattenimento è stato affidato ad artisti e tradizioni capaci di abbracciare le diverse sfumature culturali della nostra regione. Organizzato dalla giovane associazione conversanese La Compagnia del Trullo, Novello sotto il castello giunge alla sua 5ª edizione come una manifestazione matura e capace di coinvolgere un intero territorio. Infatti alla sua preparazione collaborano numerose associazioni locali, creando un vincente mix di cooperazione sociale. Allora, Antonio, tu l'artefice di questo evento che sta andando avanti con grande successo quest'anno, la conferenza stampa ospitata qui nel colonnato della provincia, la presenza del sindaco, la presenza dell'assessore alla cultura, la 5ª edizione con la partecipazione di tante associazioni. Raccontiamo questo evento che sta avendo successo. Allora, come dicevo prima, Novello sotto il castello non si può chiamare comunemente sagra o manifestazione di piazza, perché oggi Novello sotto il castello è un progetto ben ampio dove vede protagoniste 30 associazioni che collaboreranno con noi alla fine del progetto. 35 stand di gastronomia del prodotto tipico pugliese, 18 cantine, 16 spettacoli nelle 3 serate, quindi Novello sotto il castello è un mix perfetto dove chiunque può passare 3 giorni di festa e di allegria. Avete dedicato una via, Corso Umberto, all'artigianato, sì, diciamo. Sì, il percorso è lo stesso dello scorso anno, lungo le perimetrali delle mura del castello fino a ramificarsi nei vicoletti del centro storico. Abbiamo preso 2 strade importanti, Corso Umberto, allestita con i mercatini di artigianato, e via Porta Antica della città, dove sarà la via dell'arte, ci saranno quadri ed estemporanee d'arte. In più ci sarà lo spettacolo offerto dalla provincia, Pio Amedeo, direttamente dalle Iene Italia 1, e Arteria, una mostra dentro la chiesa di San Giuseppe, dove ci saranno 3 ospiti che arrivano da Milano e da Torino. Quindi musica, vino e gastronomia. Vi aspetto il 15, 16, 17 a Conversano al Novello sotto il castello. Auguri. Grazie. Sindaco, l'amministrazione ha sempre creduto dal primo momento in questo evento, un evento che risalta il nostro territorio, soprattutto Conversano. Abbiamo creduto in questa associazione, abbiamo creduto l'associazione che organizza, cioè la Compagnia del Trullo, abbiamo creduto moltissimo in questo evento perché valorizza un prodotto che è il vino, che fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, e abbiamo notato tra l'altro in questi anni una grande capacità organizzativa che ha portato alla nostra città tantissime presenze e tra l'altro tantissime soddisfazioni. Ho notato che l'edizione di quest'anno, la 5ª, è un'edizione che davvero fa ancora un ulteriore passo in avanti verso l'organizzazione e verso la rete delle associazioni, che devo dire è numerosa, quindi è tutta Conversano che in realtà è impegnata in questo evento che dura 3 giorni ed è davvero motivo di orgoglio per l'amministrazione. Noi ci abbiamo creduto da sempre e continueremo a crederci, anche perché ormai questi eventi hanno una funzione strategica per il nostro territorio, non solo per la città di Conversano.